molto coraggio e pazienza. Il primo anno di attività può essere molto duro, però... Non sono nata commerciante, lo sono diventata aprendo questo negozio. Prima facevo tutt'altro e poi in realtà la pandemia e la cassa integrazione mi hanno fatto un po' riflettere. Io già ero appassionata di prodotti sfusi, di ecologia, andavo a fare io stessa la spesa in negozi sfusi nei dintorni e quindi mi sono detta perché no? Adesso mai più, ci provo e vediamo come va. Ho pensato di dedicare anche una parte del negozio ai detersivi e ai detergenti sfusi, sempre per quel discorso dei zero rifiuti, e quindi ho dato spazio anche a questo genere di articoli. Faccio molta anche pubblicità su questa cosa, perché la mia speranza è che prima o poi ci abitueremo a questo tipo di consumo e magari riusciremo a produrre meno plastica. Tipo sono gli anziani, perché in questo negozio rivedono la vecchia drogheria. Alcune persone vengono proprio anche solo per informarmi sul loro stato di salute o per salutarmi. E poi ci sono anche però i clienti giovani, che sono più attenti al tipo di cibo che vogliono mangiare, e qui hanno più probabilità di trovare cibi sani. Instagram e Facebook sono un'ottima risorsa. Nonostante io non sono molto tecnologica, però appunto quel poco basta per farmi conoscere. Principalmente su Facebook pubblico magari delle ricette, perché mi capita spesso che poi i clienti ritornano dicendomi: mi prepari gli ingredienti per quella tua ricetta, voglio provare anch'io a farla. E invece Instagram lo uso di più per promuovere i nuovi prodotti che arrivano, faccio più storie in modo da rendere più visibile il negozio. Qualche anno fa ho frequentato il laboratorio di idee NILAB della Camera di Commercio e l'ho frequentato con un'altra idea di attività. Io avevo pensato di aprire una torteria. Frequentando il NILAB ho capito l'importanza del analizzare il posto dove si vuole aprire il negozio, l'importanza del fare una ricerca sulla tipologia di clienti presenti nella zona di apertura. E poi soprattutto ho capito i costi che bisogna affrontare per aprire un'attività del genere. E proprio sui costi io mi sono fermata, perché da sola non me la sono sentita, ho capito che era un po' troppo per me, e quindi ho accantonato quella idea. Dopo qualche anno ho ripreso in mano tutto quel bagaglio di esperienza fatto con il NILAB, mi ha aiutato quell'esperienza ad aprire questo negozio, questa attività. In parallelo ho pensato di trovare il negozio, il posto giusto, quindi nel centro storico, perché il mio negozio è un po' lento e secondo me il centro storico è il posto giusto. E poi in parallelo ovviamente ho cercato i fornitori, ho fatto proprio ricerca sul campo, sono proprio andata a scovarli la maggior parte di persona. Io cerco principalmente fornitori che lavorano ancora in maniera artigianale, che vendono materie prime, non cibi raffinati, non cose elaborate. Allora, ho investito all'incirca 15.000 euro per sistemare il negozio, la mobilia e la prima fornitura. Primo passo per affrontare al meglio
questi aspetti, gli aspetti burocratici e l'aspetto dell'ASL, i regolamenti ASL, e avvalersi sicuramente di bravi professionisti. Io infatti mi sono rivolta a un consulente privato per quanto riguarda l'ASL e soprattutto che mi potesse fare i corsi HACCP per la somministrazione insomma, degli alimenti, me li potesse fare lui in orari a me comodi. E poi ovviamente per gli aspetti burocratici è necessario un commercialista per forza. Vediamo insieme i passaggi che servono per aprire questo tipo di attività. Prima di avviare un'attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato, è necessario verificare i regolamenti comunali in materia di edilizia, urbanistica e destinazione d'uso del locale, nonché eventuali normative di settore vigenti. In particolare, per la vendita di beni alimentari, prima di partire occorre verificare con l'ASL l'idoneità igienico-sanitaria degli spazi e il possesso da parte del titolare o del soggetto preposto del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande. Una volta scelta la forma giuridica e il regime fiscale più adatti al progetto, si può procedere con l'iscrizione in Camera di Commercio e l'apertura della posizione previdenziale assicurativa attraverso la procedura online Comunica. L'avvio dell'attività sarà possibile dopo aver inviato al comune di riferimento la segnalazione certificata di inizio attività, che nel caso di vendita alimentare dovrà contenere indicazioni circa il possesso dei requisiti professionali e igienico-sanitari previsti dalle norme. Se vuoi approfondire gli aspetti legati all'avvio di questa o di altra attività di impresa, puoi rivolgerti al settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino per una consulenza gratuita.